Ciao bambini, oggi facciamo la seconda colonna dell'esercizio 2 di pagina 44 sul quaderno. Oggi la stessa divisione la vediamo sia come una divisione di ripartizione, ecco perché ho già preparato 5 frecce di colore diverso per andare a distribuire il numero 25 a questi 5 elementi diversi. E poi la vedremo come contenenza, e quindi ho già preparato tutte le 25 palline che poi andrò a raggruppare. Partiamo dal primo esempio, la contenenza. La ripartizione 25 diviso 5. Allora, cominciamo a distribuire anche due palline per colore, quindi 2, 4, 6, 8 e 10, distribuiamone ancora 12, 14, 16, 18 e 20. Siamo vicini al 25, quindi facciamo una alla volta. 21, 22, 23, 24 e 25, ecco, sono distribuite tutte 25 e in parti uguali, come già potete vedere. Ogni elemento ha ricevuto 5 palline, 5 rosse, 5 blu, 5 verdi, 5 rosa e 5 viola, per cui 25 diviso 5 è uguale 5. Infatti 5 per 5 più 0, perché non abbiamo nessun resto. 5 per 5 è 25, più 0 è 25. Passiamo a vedere adesso la contenenza. Ho 25 palline e le devo raggruppare in gruppi da 5, per cui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E sì, un altro gruppo da 5. Quanti gruppi ho formato? Contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5. Infatti, 5 per 5 più 0, perché il resto è 0, anche è uguale sempre 25. Adesso provate da soli a svolgere le altre e guardate dopo la correzione. Ed ecco qua il mio lavoro, confrontatelo con il vostro, vedete? Ho distribuito le palline a 9 frecce di colore diverso, 4 palline per ogni freccia e là 4 gruppi da 9. La stessa 27 diviso 3, 9 palline a ciascuna delle 3 frecce, dall'altra parte contenenza 9 gruppi da 3 palline. E infine 14 diviso 2, ripartizione 7 palline ad ognuna delle 2 frecce, contenenza 2 gruppi da 7 palline. Ciao bambini!